Buongiorno e bentrovati con il TGL News delle ore 11. Le piste ciclabili cittadine sono sotto attacco. A dichiarare loro guerra sono gli automobilisti sempre più indisciplinati che in barba a divieti e senso civico occupano abusivamente gli spazi riservati a chi viaggia in bici. Sono però anche i ciclisti, spesso e volentieri a non rispettare le regole. Basta fare un giro in piazzale Marconi per rendersene conto. Nonostante il divieto di parcheggiare le bici e la presenza di un deposito con oltre 400 posti, non vi è albero, palo o segnaletica a cui non siano stati incatenati i velocipedi, un vero e proprio tappeto di bici steso anche sul prato di fronte alla stazione ferroviaria. Tentato colpo all'interno di un noto salumificio a Castellarquato. Ignoti nel corso della notte hanno praticato un enorme buco nel muro che delimita gli spogliatoi riservati ai dipendenti. L'allarme dello stabilimento e il tempestivo arrivo sul posto degli uomini del Livri ha però messo in fuga i ladri che, stando ad un primo inventario, non sarebbero riusciti a sottrarre materiale. Un intervento per migliorare la viabilità ma anche l'estetica dell'ingresso di Fiorenzuola. Il sindaco Romeo Gandolfi si è espresso così in merito alla rotonda entrata in funzione da pochi giorni sulla via Emilia in sostituzione al semaforo. La viabilità è migliorata, il traffico è più fluente, ha fatto osservare il primo cittadino. Il diametro del rondò è di 31 metri e la sperimentazione provvisoria durerà tra 6 mesi e 2 anni, un tempo necessario anche per trovare 80.000 euro che servono per la realizzazione definitiva. Chiudiamo con lo sport e con la sfida da dentro o fuori che vedrà la Wixo LPR impegnata al Palabanca contro Chione Padova, un match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di coach Giuliani scenderanno in campo questa sera alle 20.30. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15.